Buongiorno a tutti e buon motivational Monday. Oggi ho approfittato della pausa a pisolino per sistemare il cassetto dei miei accessori. Ho quindi tirato fuori tutto e analizzato una cosa per volta per valutare che cosa tenere e che cosa donare o buttare perché magari era rotto o rovinato. La prima cosa che ho eliminato è questo fiore fucsia che avevo preso tanto tempo fa per il matrimonio di mia sorella e che non faceva più parte del mio stile. Con il tempo e con il mio avvicinarmi al minimalismo sto appunto sempre più ottimizzando il mio gusto e la consapevolezza di quello che mi piace e quindi mi trovo talvolta ad avere cose che mi piacevano un tempo e che adesso non mi piacciono più perché sì, appunto sono più consapevole di quello che mi sta bene, di quello che mi valorizza, di quello che si adatta appunto al mio stile. Durante questa selezione ho trovato anche degli accessori un po' particolari come questo orologio che mi ha regalato la nonna, per cui è più un ricordo che un accessorio, però mi piace tanto vederlo quando apro il cassetto anche se non lo uso. Questi sono dei braccialetti di giada che erano sepolti e non li ho mai utilizzati, sono di origine cinese per cui vorrei iniziare ad utilizzarli, e degli orecchini che io direi natalizi. E con l'occasione ho iniziato a fare la separazione degli oggetti per stagione. Un orecchino spaiato e delle cinture che non mi si abbinano più e che non mi stanno bene, e inizio invece a separare appunto le cose che intendo tenere. Qui c'è un paio di occhiali vintage che avevo comprato mille anni fa, questi con cui mi piace giocare ogni tanto e questi che in realtà mi piacerebbe e utilizzare realmente, quindi magari metterci delle lenti da utilizzare. Questi orecchini sono particolarmente grandi per la vita di tutti i giorni e li utilizzo poco. Ho pensato di metterli nel portafoglio in modo da non buttarli via, ma da avere qualcosa comunque sempre con me nel caso che mi dimenticassi di mettermi gli orecchini e magari volessi mettermeli. Un altro accessorio che purtroppo non ho occasione di mettere tanto è questa spilla che mi piace tantissimo e quindi ho comunque deciso di tenere proprio perché mi piace vederla quando apro il cassetto. Questi invece sono tutti orecchini che metto pochissimo e spesso sono anche magari rotti e quindi ho deciso di separarmene, anzi erano tutti già raggruppati in questa cestina di accessori che non metto e quindi sì, è decisamente il caso di separarsene. Molti di questi sono orecchini della serie prendi tre perché te ne piace magari uno e gli altri sono comunque nel kit e ti tieni quello che ti piace, tutti gli altri in realtà non li utilizzi, non li butti mai via. Ad esempio questi sono grandissimi, sono molto finti e questi sono rotti, per cui appunto sì, alla fine vale la pena buttarli via. Questo è il cassetto riordinato, ho voluto mettere tutte le cinture in ordine e tenere delle piccole cose anche semplicemente decorative solamente perché mi rallegrano quando apro il cassetto. Ho suddiviso poi gli accessori principalmente per stagione, quindi accessori natalizi e estivi, e poi li ho suddivisi anche per colore, quindi le perle e gli accessori rosa. Questo è il cofanetto che ho voluto dedicare agli accessori che utilizzo quotidianamente, solo che nel mio cassetto non ci sta proprio come spazio e ancora non ho trovato la location perfetta, non so se tenerlo sul comodino o sulla scrivania dei trucchi, adesso ci sto pensando. Ho poi voluto tenere dello spazio libero non perché voglia riempirlo, ma proprio perché
mi piace così, mi dà più respiro così. Ho creato poi questa piccola scatolina con degli accessori che non metto ma che mi ricordano sole e che quindi con il tempo mi piacerebbe dare a sole e farglieli utilizzare a lei. Questo per oggi è tutto, una piccola motivazione a fare qualcosa anche se le vostre vite vi impegnano e vi fanno correre tantissimo, anche solamente dedicare 15 minuti al decluttering vi aiuta davvero a trovare un cassetto in ordine e a farvi stare davvero meglio e più leggere. Per cui fatemi sapere se volete provare anche voi a sistemare un cassetto insieme a me, raccontatemelo qui sotto se lo fate, che cosa fate e come vi sentite dopo che l'avete sistemato. Grazie per aver visto questo video, non dimenticate di mettere un pollice in su e alla prossima, ciao!